Bentornati a Creando con Mari. Per questa giacchina punto granny in top down andremo a utilizzare il Cathy Alabama Best Basic. Il colore è l'11, che è questo grigio ghiaccio molto bello. È un 50% cotone, un 50% acrilico e l'uncinetto che viene consigliato è il numero 4, ma io in realtà andrò a utilizzare il 5,5. Fate il campione, vedete come viene il vostro campione, quello che preferite in base anche alla vostra tensione del filo. Io volevo un effetto morbido, quindi ho scelto un uncinetto piuttosto grande, ma volendo potreste utilizzare anche il 5, il 4,5. Il 4 l'ho ritenuto veramente piccolo. Utilizzeremo i soliti strumenti che sono l'uncinetto, il cotone e dopodiché le forbici e dei marcapunti, anche se il marcapunti vi serve fino a un certo punto. Cominciamo immediatamente capendo che misura dobbiamo prendere e la misura è semplicissima. Poniamo il caso che questo è il nostro collo, queste le spalle, la nostra misura è questa. Nient'altro, non abbiamo bisogno di altro. Faremo un collo a V, quindi che crescerà insieme alla maglia dall'alto. E il progetto è realmente semplicissimo, adatto a tutti, ma soprattutto adatto a tutti i filati e a tutte le taglie. Non ha limiti, anche a tutti i tipi di uncinetto. L'unico limite che avete è il multiplo. Dovete caricare un multiplo di 3. Quindi fate il vostro campione, vedete a quale misura arrivate misurandovi il vostro collo e dal di lì decidete il numero di catenelle da caricare, sempre rispettando il multiplo di 3 di tutti i punti, non solo di questa parte qui, ma di tutta la maglia. Noi andremo a caricare un multiplo di 3 considerando questo. Noi caricheremo questo tipo di lavoro subito e io ho caricato, caricherò 21 catenelle da questa parte, 9 da questa e 3 per la parte davanti. Se facciamo il calcolo, 21 più 9 più 9 più 3 più 3 mi dà 45 catenelle. Questo è quello che dovete fare. Fate la vostra misura, considerate sempre che le maniche devono essere più piccole, più strette del corpo e in base a questo caricate le catenelle. Se avete più o meno la mia misura e utilizzate lo stesso filato, va benissimo montare 45 catenelle. E ora vi faccio vedere subito come procede il lavoro, che è molto spedito e molto semplice. Fate il cappietto iniziale come sempre, fatelo come meglio vi conviene e poi caricate 45 catenelle. Caricate le 45 catenelle, ne facciamo altre 3 che sono il nostro primo punto alto. Poi, invece di andare nel quinto punto dall'uncinetto, che sarebbe il secondo punto alto, facciamo un punto alto nel quarto punto dall'uncinetto, nella quarta catenella dall'uncinetto e questo è già il nostro primo aumento per la parte dello scollo. Faccio vedere. Il primo aumento viene realizzato proprio qui. Qui viene fatto il primo aumento e quindi lo faremo anche alla fine.
Dopodiché, adesso vi faccio vedere un pochino come vengono fatte le cose. Dopodiché fate 3 catenelle, 1, 2, 3, saltate 2 punti di base e nel terzo punto 3 punti alti, tutti e 3 nello stesso punto. Queste prime 3 catenelle rappresentano il nostro primo reglan. Poi capirete meglio andando avanti nel lavoro. Poi fate 2 catenelle e ora abbiamo fatto il primo punto delle maniche, quindi della parte delle maniche del lato corto, dove se non vi ricordate abbiamo caricato 9 catenelle. 9 catenelle saranno, essendo il multiplo di 3, essendo il multiplo di 3 il nostro motivo, equivalgono a 3 motivi, ok? Mentre qui avremo 7 motivi. Volendo, quando caricate i punti, potete anche segnare questa divisione che io ho fatto. Quindi caricate 3 catenelle, mettete un marcatore. Poi caricate 9 catenelle, mettete un marcatore, caricate 21 catenelle, mettete il marcatore, caricate 9 catenelle, mettete il marcatore e poi avete le 3 catenelle se ne avete bisogno, altrimenti vi orientate in base ai motivi che state facendo. Io ora ho fatto il primo motivo della manica, ora andrò a fare gli altri due. In che modo? Da questo punto salto 2 catenelle di base e nella terza catenella faccio 3 punti alti, tutti nella stessa catenella. 1, 2 e 3. Poi salto altri 3 punti, altre 2 catenelle, scusate, facendo una catenella di separazione. Qui ve ne ho fatte fare 2, scusate, non è corretto, ma dobbiamo fare una catenella di separazione. Una catenella di separazione, saltate 2 catenelle di base e fate 3 punti alti. Scusate l'errore. Una catenella di separazione e saltate 2 punti e fate il terzo motivo della manica. Uno. Che è la spalla, in realtà non è la manica, ma è la spalla, è quella da cui poi partiranno le maniche. Ok, fatti i 3 motivi, facciamo 1, 2, 3 catenelle, salto 2 catenelle di base, 1 e 2, e nella terza inizio i 7 motivi del corpo, quindi faccio 3 punti alti nello stesso punto. Una catenella, salto 2 catenelle di base, 1, 2, e nella terza faccio l'altro 3 punti alti, sempre nella terza, nella stessa catenella. Una catenella, salto 1 e 2, e nella terza tre punti alti. Sono al mio terzo motivo, ne devo fare ancora 4, quindi una catenella, salto una catenella, salto 2 e nella terza tre punti alti, tutti nella stessa catenella. Catenella, ancora 1, 2 nel terzo. 3 punti alti. Questo lo fate fino ad arrivare a 7 motivi, oppure se avete caricato 18 catenelle, per esempio, perché siete più strette, oppure avete un filato più grosso, ne fate 6 di motivi. Se ne avete caricate 24, ne fate 8, sempre dividendo per 3. Quindi ne abbiamo 5, ne dobbiamo fare altri 2. Quindi 1, 2 nella terza, 3 punti alti, 2
E3. Oddio, catenella e l'ultimo. 1, 2 e facciamo l'ultimo punto, diciamo l'ultimo motivo del corpo. Fatti i 7 motivi del corpo, facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3, saltiamo 2 punti di base, quindi 1 e 2, e ricominciamo l'altra parte della spalla dove ci sono 3 motivi. Quindi facciamo 3 punti alti tutti nello stesso punto, una catenella, saltate 2 punti, 1, 2, 2 catenelle, nella terza fate 1, 2 3. Manca l'ultimo motivo, quindi una catenella, 1, 2, nella terza. Fatti anche i 3 motivi dell'altra parte della spalla, 3 catenelle, 1, 2, 3, saltiamo 1 e 2 e nell'ultimo facciamo i 2 punti alti. E abbiamo esattamente la lavorazione identica, d'accordo? Questo è il nostro primo giro. Il secondo giro lo cominciamo con 3 catenelle e nello stesso punto, quindi nello stesso punto alto da cui escono le 3 catenelle, un punto alto. Questo è il nostro aumento per lo scollo. E punto alto sopra il punto alto, ok? Quindi abbiamo 3 punti alti. Poi facciamo catenella e ci troviamo subito il primo reglan, le 3 catenelle, vi ricordate? In questo primo gruppo di 3 catenelle lavoriamo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 3 catenelle e 3 maglie alte, tutte nello stesso gruppo di 3 maglie, di 3 catenelle, quindi nello stesso spazio, scusate. Fatto questo, facciamo una catenella e ora, saltando le 3 maglie alte, entriamo nello spazio di una catenella e facciamo 3 punti alti. Catenella, saltiamo le 3 maglie alte nello spazio 3 punti alti ed è tutto così, tutto il giro in questo modo. Non c'è niente di particolare da ricordarsi, semplicemente catenella. E ora, fatto questo, abbiamo lo spazio delle 3 catenelle e ripetiamo quello che abbiamo fatto nel primo raglan. Ricordate? Entriamo 3 punti alti, tutti nello stesso punto, 2 e 3, 3 catenelle e 3 punti alti, tutti nelle 3 catenelle. E ora catenella e fate il vostro punto granny, che è praticamente saltare le 3 maglie alte, entrare nello spazio e fare 3 punti alti. Questo lo fate fino al prossimo reglan, che lavorerete come gli altri, però lo vediamo insieme. Catenella, 3 punti alti.
Ora siamo arrivate alle successive 3 catenelle, se non le riuscite ad individuare, marcatele quando le lavorate, quindi nel giro precedente marcatele e fate le 3 maglie alte, anche se si vedono benissimo perché comunque rispetto alla catenella hanno molto più spazio. 3 catenelle e 3 maglie alte, tutte nello stesso punto. E ora ripetete quello che abbiamo fatto anche dall'altro lato, catenella, 3 maglie alte. Catenella, 3 maglie alte. Catenella e ora abbiamo il successivo reglan, quindi 3 maglie alte, catenelle e 3 maglie alte. Catenella e ora lavorate il primo punto alto sul punto alto, filo sull'uncinetto e nella terza catenella, qui 1, 2, 3, lavorate 2 punti alti, quindi finiamo esattamente come abbiamo cominciato. Ok? E già dopo il secondo giro potete vedere come si sviluppa il lavoro, vedete? Questi sono i nostri angoli. Qui c'è il corpo, queste sono le spalle e qui c'è il nostro scollo che verrà a V, vedete? Piegandolo già si vede. Terzo giro. Adesso abbiamo, noi abbiamo una lavorazione a 3 maglie alte alla volta, ok? Che è la nostra lavorazione granny. In questo scollo, quindi gli aumenti per lo scollo, io ho scelto di fare 3 catenelle e un punto alto nello stesso punto. Quindi questo aumento sarà costante fino a quando decideremo di avere che lo scollo è sufficiente. Vi spiegherò come lo individuate. Questo aumento fino a quando farlo, perché non va fatto fino alla fine. Poi fate la catenella, ok? Entrate nello spazio e fate le 3 maglie alte, perché nella lavorazione granny, dove ci sono le maglie alte, ci va lo spazio nel giro successivo. Noi però abbiamo comunque l'aumento del collo, quindi facciamo 2 punti alti, la catenella e saltiamo semplicemente questi altri 2 punti alti. Catenella e ora è tutto uguale. Ora abbiamo subito il nostro aumento, il nostro reglan e quindi nello spazio delle 3 catenelle facciamo la stessa cosa, 3 maglie alte. Catenelle e 3 maglie alte. Catenella e ora semplicemente in ogni spazio di una catenella facciamo 3 maglie alte. E ora siamo arrivati all'altro reglan. È uguale, facciamo la catenella per saltare il primo gruppo di 3 maglie alte e dentro le 3 catenelle ripetiamo l'aumento, quindi 3 maglie alte, 3 catenelle
3 maglie alte. E poi ripetete tutta la lavorazione che abbiamo fatto fino ad ora, fino al prossimo reglan. Fate il reglan, arrivate qui e ci vediamo qui. Quindi semplicemente le 3 maglie alte in ogni spazio di una catenella separato da una catenella, nel reglan, catenella, 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte, una catenella e via dicendo. Ricordatevi anche di lavorare questo. Magari ci vediamo proprio qui, quando è ora di lavorare l'ultimo reglan. Fatto l'ultimo motivo anche dell'altro lato della spalla, faccio la catenella e mi trovo con l'aumento. Quindi nelle 3 catenelle faccio 3 maglie alte. Catenelle e 3 maglie alte. Poi facciamo la catenella e nello spazio di questa catenella facciamo 3 maglie alte. Non ve lo dimenticate questo spazio. Catenella e esattamente come dall'altra parte saltiamo le 2 maglie alte e nella terza catenella del primo punto. Quindi nella prima maglia alta facciamo 2 punti alti, 1 e 2. E abbiamo lavorato esattamente i lati nello stesso modo, i due lati nello stesso modo. Come vedete, il lavoro cresce molto rapidamente ed è semplicissimo. Chiudendo, possiamo già vedere come va avanti e come cresce il nostro scollo a V, vedete? Ora i giri saranno tutti uguali praticamente. Vi faccio vedere le due differenze negli aumenti e dopo saranno tutti esattamente uguali. Quindi partiamo di nuovo con 3 catenelle e come sempre con il punto alto nel punto alto da cui sono partite le 3 catenelle in modo tale da avere il nostro aumento, i due punti alti. Poi abbiamo un solo punto alto. E lo facciamo punto su punto, catenella e 3 maglie alte nello spazio di una catenella. Ok, e ora lavoriamo tutto come abbiamo lavorato fino adesso, la catenella e le 3 maglie alte nello spazio sottostante di una catenella. È molto semplice. Arrivate al raglan, facciamo la catenella e 3 maglie alte. Catenelle e 3 maglie alte. E poi continuiamo, catenella e nel primo spazio di una catenella iniziamo il nostro punto granny. E via dicendo, arrivate al raglan, fate ancora 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte, continuate con la parte del corpo, fate la stessa cosa qui, fate la stessa cosa qui e arriviamo a questo punto dove vi faccio vedere come eguagliare i due lati, come ripartire nel prossimo giro e poi potete andare avanti da sole che è tutto molto semplice ed uguale. Ho fatto i 3 punti alti nello spazio di una catenella tra l'aumento e i 3 punti alti, questo non ve lo dimenticate, in modo tale che abbiate anche una coerenza nei due lati, devono essere uguali. E ora, fatta la catenella, fate il punto alto sul punto alto e 2 punti alti nel primo punto alto. Ok, entrate nella terza catenella e fate 2 punti alti. Come vedete, adesso il lavoro si svolge sempre allo stesso modo. Adesso per ripartire fate le 3 catenelle
e il punto alto nello stesso punto, saltate con la catenella gli altri punti alti rimasti, entrate nello spazio di una catenella e fate i 3 punti alti. Questo poi lo farete anche alla fine del lavoro, quindi alla fine del giro, dove arriverete con i 3 punti alti nello spazio della catenella, salterete i 2 punti alti con una catenella di separazione e nel primo punto del giro precedente farete 2 punti alti. Nel giro successivo farete la stessa cosa che abbiamo fatto nel giro prima, quindi guardate se non ve lo ricordate. I 2 punti alti nel primo punto e un punto alto, e così tutto il lavoro si svolge così per tutti i giri in cui avete bisogno di allungare il collo, quindi lo scollo. Quando vi fermerete, io mi fermerò perlomeno quando le 2 punte si uniscono, quindi quando avrò raggiunto una lunghezza dello scollo tale che le 2 punte si uniranno. Quando arriveranno così più o meno, neanche troppo unite, io mi fermerò e andrò avanti, poi vi farò vedere come. Quindi voi continuate con questi aumenti fino alla fine, quindi quando avete lo spazio della catenella sono 2 punti alti nello stesso punto, quando avete invece i punti alti dovrete fare. Quando arriverete qui dovrete raggiungere i 3 punti alti lavorando un punto alto qui e 2 punti alti qui ed è tutto uguale. Ricordatevi sempre la catenella prima dei 3 punti alti e altre raccomandazioni da darvi non ne ho perché è molto semplice. Quando arriverò al punto in cui fermerò gli aumenti nello scollo, ci rivediamo e vi darò le altre indicazioni per quando fermarvi. E chiudere a cerchio lasciando in sospeso le maniche, come tutti poi i top down che si rispettino. Ci vediamo dopo. Ed eccomi arrivata al momento in cui io smetto di fare gli aumenti sul davanti, come vedete, quasi si toccano. Io lascio un pochino di spazio perché poi quando andrò a fare il bordo, farò vedere anche il sistema di allacciatura che io ho ideato per questo tipo di giacchino, che poi voi potete anche scegliere di non fare e fare in un altro modo. Io vi farò vedere quello che ho scelto io. Per quanto riguarda invece le maniche e la circonferenza del corpo, io farò un altro giro di aumenti per poi fermarmi, perché con il prossimo giro di aumenti arriverò sia alla circonferenza del corpo che alla circonferenza delle maniche. E allora adesso guardiamo come smettere di fare gli aumenti quando arrivate al punto giusto. Semplicemente, molto semplicemente, faccio una, due, tre catenelle più una di separazione, quindi non faccio più la maglia alta a questo punto, ma semplicemente vado nel primo punto della prima catenella e faccio le 3 maglie alte. Faccio vedere anche il cambio del filo. Scusate, passo un aereo. Allora, io praticamente ho l'altro filo qui, quello che andrò a fare con il filo vecchio. Questo è il mio modo di cambiare il filo in questo maglioncino specifico. Entro, faccio un punto alto a metà e chiudo con il nuovo filo. Quindi metto via il filo vecchio e chiudo con il nuovo. Poi semplicemente riporto avanti entrambe le codine, cercate di non stringere troppo perché altrimenti il punto vi viene un pochino più basso, ma neanche troppo poco, e semplicemente blocco le 2 codine con i successivi 2 punti alti e 3, ok? E ho fatto il cambio filo catenella e poi questi li bloccherò poi alla fine del lavoro e andate avanti.
Facendo così non avrete nodini, non si noterà nulla, questi fili poi li nasconderete nel lavoro ed è fatto. Se avete un metodo differente, ovviamente usate quello che preferite. Ora io vado avanti con quest'ultimo giro di aumenti e dopo vi farò vedere come chiudere in tondo, lasciando le maniche in sospeso per poi riprenderle alla fine. Arrivata alla fine del giro, ho fatto le ultime 3 maglie alte nello spazio della catenella, faccio la catenella e nell'ultimo punto faccio semplicemente, quindi nella terza catenella, un punto alto. D'accordo? Per ripartire, scusate, c'è un foglio che dà fastidio. Per ripartire facciamo 1, 2, 3 catenelle, giriamo il lavoro. E nello spazio facciamo altri 2 punti alti, quindi non aumentiamo più. Okay? Poi catenella e riparte il lavoro esattamente come lo conosciamo. Semplicemente cambia solamente l'inizio, che invece di fare il doppio punto alto ne facciamo semplicemente uno di partenza. Questo smetterà di aumentare lo scollo. Ora arriviamo al primo reglane e vi faccio vedere come chiudere il corpo, perché come vi dicevo io sono arrivata alla misura giusta. Per sapere quando siete alla misura giusta, ovviamente provatevelo. Chiudete la manica e vi rendete conto se si chiude o meno, considerando sempre che nel giro di chiusura comunque aumenta di un 8 mm più o meno, 1 cm, poi dipende anche dal filato che avete utilizzato. Quindi andate avanti fino al primo aumento e vi faccio vedere come chiudere. Sono arrivata al primo aumento. Vedete? Siamo qui. Quindi la prima spalla, la prima manica che poi verrà lasciata in sospeso. Fatte le 3 maglie alte, faccio la catenella. Nell'aumento faccio 3 maglie alte. 1, 2, 3. Poi catenella, filo sull'uncinetto, avvicino il lavoro dal dritto, quindi semplicemente faccio questo lavoro qui, prendo l'altro aumento, quindi l'altro estremo, entro e faccio 3 punti alti. È più semplice di così non si può. 1, 2. E 3. Abbiamo unito le maniche, vedete? Ora catenella e lavorate il corpo normalmente, quindi con i 3 punti alti, catenella 3 punti alti fino ad arrivare al prossimo aumento. Arrivata al prossimo aumento, non c'è niente di differente da fare di quello che abbiamo già fatto, quindi facciamo le 3 maglie alte nell'aumento, solo 3, una catenella e filo sull'uncinetto avvicinando l'altro estremo, avviciniamo l'altro estremo e dentro il successivo aumento, quindi l'estremo del lato, facciamo 3 maglie alte. Catenella e ora lavoriamo l'ultimo lato che è questo, il lato davanti, l'ultimo quarto davanti. E anche qui lo lavoriamo come abbiamo fatto al principio, quindi catenella, 2 maglie alte nello spazio. E una sola maglia alta nella terza catenella, che è questa, esattamente questa, una maglia alta. Ok, adesso fermiamo un momento il lavoro che non si sfili e vediamo. Adesso la maglia è perfettamente chiusa. Vedete? Qui sta iniziando ad andare dritto, ha smesso di essere a V, ma inizierà ad andare dritto e
La maglia, come vedete, è chiusa. Fate un altro giro dopo questa chiusura e provatevela. Se avete calcolato male le misure, è il momento giusto per provarle, in modo tale che avrete da sfilare solamente due giri e non l'intero corpo. Nel giro di chiusura non fa molta fede, nel giro successivo, dove c'è già un po' di tessuto, potete provarvela e sentire come vi va nella manica. Se è anche troppo grande, potrebbe esservi venuta anche troppo grande o troppo piccola, potete sfilare i due giri di chiusura e ripetere, o magari sfilare un giro in più perché la maglia è venuta troppo grande, o aggiungere un giro di aumenti se la maglia è venuta troppo piccola. Però questa è una buona prassi quando si fa il top down, per in modo tale da non dover sfilare poi tutto il corpo. Ora, la partenza è sempre la stessa, ma non dovete fare più gli aumenti, quindi semplicemente adesso con la maglia chiusa le maniche rimarranno in sospeso, non verranno lavorate. Qui dove c'è la catenella andrà lavorato un gruppo di 3 maglie alte, giustamente perché qui abbiamo la catenella, ma vi faccio vedere. Quindi la partenza in questo caso, prima siamo partiti con 3 maglie alte, ora partiamo con 3 catenelle e una quarta di separazione. Entriamo nel punto successivo e facciamo le 3 maglie alte. Quindi la partenza una volta sarà con le 3 maglie alte, una volta sarà con le 4 catenelle. Niente di più semplice. Quando arrivate adesso al punto di unione vi faccio vedere e poi vi lascio tranquillamente proseguire da sole, che non ho altro da aggiungere per il corpo. Come vedete, sono arrivata alla prima unione. Praticamente faccio le 3 maglie alte prima dell'unione, catenella, e nel punto di unione facciamo 3 maglie alte. Catenella, e ora proseguo. La stessa cosa farete nell'altro lato e andate avanti così. Faccio vedere, e così avete continuato il disegno. Ora andate avanti per il corpo, i giri di cui avete bisogno, tutti i giri di cui avete bisogno per arrivare alla lunghezza da voi desiderata. Vi ci rivediamo alla conclusione della lavorazione del corpo. Io sono arrivata alla fine del corpo e vi dico che ho lavorato praticamente in totale la lunghezza totale della blusa, della giacchetta, sono 45 centimetri circa senza tirare, misurata senza tirare. Adesso, prima di iniziare le maniche, io approfitto per fare il bordo in modo tale da non avere troppi fili, quindi non ho tagliato il filo. E ora quello che andrò a fare è semplicemente un giro di punto basso, poi deciderò se aggiungerne un altro. Quindi la prima cosa, fate la catenella, girate il lavoro e lavorate un punto basso in ogni punto. Arrivata alla fine del bordo in basso del corpo, abbiamo le 3 catenelle. Ok, qui facciamo un punto basso come nel resto, e entrando ancora nello stesso punto facciamo un altro punto basso. Praticamente abbiamo girato il lavoro e ora ci troviamo nella parte davanti, nel primo quarto davanti. Io quello che andrò a fare è un punto basso in ogni punto, quindi nel punto alto nella stanghetta faccio un punto basso tenuto morbido, e nel punto di congiunzione, che è questo, cercherò di entrare al meglio. Ok, faccio un punto basso, 1,
Questo per evitare che il tessuto sia troppo grande e faccia una sorta di difetto. Però, ripeto, fate come ritenete più opportuno in base al vostro modo di lavorare. Quindi, un punto basso qui, un punto basso nella congiunzione e un punto basso. Andate avanti così fino ad arrivare alla punta dove facevamo gli aumenti e dove abbiamo terminato gli aumenti per lo scollo. Sono arrivata al punto in cui noi abbiamo terminato gli aumenti per lo scollo. Entro nel punto dove devo fare il punto basso. In realtà è qui il punto, quindi faccio un punto basso, entro, faccio il punto basso e una catenella che io andrò a fare più o meno di 5 centimetri, neanche 3-4 centimetri più lunga del corpo, uno 60 catenelle, un 60 catenelle. Vedete? È un pochino più lunga la cordicella del corpo della maglia. Adesso faccio una catenella aggiuntiva per avere 60 punti bassissimi, entro nel secondo punto dall'uncinetto e faccio un punto bassissimo e torno indietro nella catenella tutta così, con punti bassissimi. Avrò 60 punti bassissimi. Questa è la nostra chiusura della giacca, che ovviamente se non vi piace potete evitare di farlo e andare avanti con i punti bassi semplicemente e poi mettere un bottone o non mettere assolutamente nulla. Io ho voluto farla così. Arrivata all'ultimo punto, lo lavorate sempre punto bassissimo, era l'ultima catenella, qui avete il punto basso, entrate nello stesso punto, fate un altro punto basso, ok? E poi continuate. Punti bassi in ogni punto. Vediamo di arrivare fino a in cima per vedere il risultato. Qui all'inizio del nostro scollo cerchiamo di entrare bene perché qui andremo a fare due punti bassi e vediamo. Vedete? È perfettamente attaccato alla nostra maglia e andrà semplicemente a permetterci di unire le due parti. La stessa cosa poi faremo ovviamente dall'altra parte. Ovviamente bisogna continuare anche dall'altro lato e ora siamo nella parte quella delle catenelle iniziali, ricordate? Allora, innanzitutto facciamo un altro punto. Riblocchiamo anche la codina, un altro punto basso nello stesso punto e poi cominciamo. Ok? Punto basso in ogni punto. Siamo arrivati al cordino, quindi iniziamo a fare le nostre 60 catenelle.
Ci vediamo a questo punto che vi faccio vedere come vado avanti io a fare il punto gambero e poi il corpo è terminato. Arrivata alla fine, praticamente fate l'ultimo punto e poi chiudete con un punto bassissimo sul primo. Anzi, scusate, dovete farne due come abbiamo fatto per l'altro lato, quindi fate un altro punto basso qui e poi il punto bassissimo in modo che vi viene l'angolo. Adesso quello che farò io è iniziare con il punto gambero, quindi tornerò da dove sono arrivata. Faccio la catenella, entro nel primo punto, quindi questo, tiro fuori il filo e faccio il punto basso. Semplicemente sono punti bassi, però lavorati al contrario, vedete? Ogni punto è molto semplice entrare perché sono tutti ben definiti. Entrate nel punto e fate il punto. Entrate nel punto. Dovete lavorare invece che da destra verso sinistra, da sinistra verso destra. A vederlo magari vi può sembrare complicato, ma poi a farlo non c'è niente di difficile. Vedete? Viene questo cordino che secondo me in questo giacchetto è perfetto. Adesso guardiamo quando arriverò al cordino come procedere per non dover tagliare il filo e poi vi posso lasciar finire da sole. E andiamo a vedere come ricominciare il lavoro sulle maniche. Per quando arrivate sul cordino, vi do due alternative. O prendete il cordino, lo passate dietro, ok? Lo tenete qui, altrimenti ve lo trascinate dietro e lavorate il prossimo punto. Faccio vedere lavorando un paio di punti cosa succede. Praticamente il cordino rimane all'interno della giacca, ok? Viene nascosto totalmente la lavorazione per attaccarlo ed è dentro. Vedete? Spero si noti, spero si veda. È dentro. Altrimenti, scegliete voi, arrivate al cordino, lo passate davanti. Come lo passate davanti? Lo prendete, lo passate dietro l'uncinetto. Ok? Quindi ce l'avete davanti a voi, entrate nel successivo punto, lo lavorate, andate avanti e il cordino rimarrà fuori. È una questione semplicemente estetica e di vostro gusto personale. Io personalmente lo manterrò all'interno, lo preferisco. Però avete queste due, scelte. E decidete voi, poi mi farete sapere cosa avete scelto. Quindi io praticamente metto dietro il cordino e vado avanti nei miei punti gamberi. È la stessa cosa, punto gambero, è la stessa cosa farò dall'altro lato, ovviamente. Quindi ora altro non dovete fare che proseguire facendo il punto gambero su tutti i punti, quindi non ho altro da spiegarvi. Quando arrivate all'altro cordino fate esattamente la stessa lavorazione che avete fatto da un lato, la fate dall'altro e poi chiudete. Quando arriviamo alla fine, chiudete con il punto bassissimo dove avete iniziato, che è qui, e avete terminato, d'accordo? E ci vediamo per il recupero delle maniche. Ho terminato il bordo, come potete vedere, qua ci sono i laccetti. Ho la telecamera molto vicino, quindi non riesco a farvela vedere ancora intera, ma questo è più o meno il risultato. È un risultato morbido, è un risultato comunque un po' svasato e va benissimo. E io ho già realizzato la manica, che come vi dicevo l'ho fatta lunga, però è una giacchetta che si presta bene anche alla manica corta e alla manica tre quarti. Vedete un po' voi come la preferite. Essendo un punto molto aperto, va benissimo anche manica corta.
Vediamo subito come partire. Io aggancio il filo, in questo caso della manica, in un altro modo rispetto a quando cambio filo. Entro nel primo punto disponibile sotto l'ascella, non dove c'è il punti a stanghetta, chiamiamoli così, ma dove c'è il punto esattamente visibile. Entro, esco con la codina, la lascio un pochino lunga e chiudo. E lo faccio nel primo punto alto di 3. Poi entro nello spazio dove andrebbero le tre maglie alte, vi ricordate? Prendo la codina più lunga. Me la tiro fuori e faccio 1, 2, 3, 4 catenelle, ok? Poi niente, poi lavoro il punto esattamente come dobbiamo lavorarlo, quindi saltiamo le tre maglie alte e iniziamo i 3 punti alti. Lavorate in questo modo fino a questo punto, in tondo quindi, e ci vediamo qui che vi faccio vedere come ripartire e come io lavorerò tutta la manica. Quando arrivate a questo punto dove i punti sono al contrario, lavorate normalmente come se fossero 3 punti alti dal diritto. E qui è dove siamo partiti, invece di farne 3 ne facciamo 2, quindi 1, 2 e ci agganciamo nella terza catenella con un punto bassissimo. Avendo noi lavorato giri di andata e ritorno, perché non abbiamo lavorato in tondo, bensì essendo aperta siamo tornati indietro, faremo la stessa cosa. Ora io entro nello spazio successivo con un punto bassissimo e giro il lavoro. Gli farò giri di andata e ritorno e riparto esattamente nello stesso modo con 4 catenelle. 4 catenelle e ricomincio il motivo. Ora è tutto molto semplice perché terminerete esattamente come il primo giro che vi ho fatto vedere, agganciandovi nella quarta catenella e facendo solo 2 punti alti, perché il primo di questo spazio l'abbiamo già fatto con le 3 catenelle. Quindi vi agganciate, fate 2 punti alti, vi agganciate nella terza catenella, entrate col punto bassissimo nello spazio, girate il lavoro e tornate indietro e fate giri di andata e ritorno, così il lavoro anche delle maniche sarà coerente con il corpo. Ci vediamo alla fine della manica. Io lavorerò esattamente 28 giri per avere la manica giusta per me. Per farvi vedere poi come farò il bordo, che come avete potuto intuire anche da questa, è esattamente come il resto del bordo del corpo. Arrivata alla fine di tutti i giri di anche questa manica, i 28 giri che io personalmente ho fatto, ora devo fare il bordo. Vi consiglio, se avete scelto un bordo differente dal mio, di comunque ripetere lo stesso bordo nelle maniche, perché è una giacca già abbastanza dettagliata, con un punto comunque che rimane abbastanza evidente. Quindi fare un bordo differente corpo-maniche non starebbe bene, a mio avviso, però come sempre la scelta è vostra. Io farò lo stesso bordo, l'unica differenza e che io farò punti bassi solo sui punti alti, perché comunque la manica io ho lasciato che scendesse giù esattamente com'era, senza diminuzioni, quindi è venuta larga come io la volevo, non troppo, ma giusta. Ma per evitare che con il punto gambero poi si svasi ancora, io faccio punti bassi senza considerare la catenella, quindi solo sui punti alti. Questo mi stringe leggermente la manica perché non me la stringe poi così tanto.
faccio tutti i punti bassi esattamente come ho fatto nel corpo per un giro e poi concluderò con il punto gambero. Arrivata al primo punto che io avevo realizzato, il punto basso, chiudo semplicemente con un punto bassissimo e torno indietro. Entro nel successivo punto, cioè nel precedente punto con il punto gambero. Questo l'avevamo già visto, è un punto basso lavorato al contrario, andando da sinistra verso destra piuttosto che da destra verso sinistra. Arrivate poi alla fine del giro, fatto l'ultimo punto gambero, chiudete con il punto bassissimo, tagliate il filo e nascondetelo e avete finito la vostra giacca. Ci rivediamo per guardare insieme il risultato finale.